Eccolo qua, Mirko Spelta, buonasera. Buonasera a te, buonasera ancora a tutti quanti. Eccoci qua. Allora, Nuda Verità, insomma, sai che a me piace sempre molto, perché dicevo prima, è una trasmissione di servizio sentimentale, che alle volte è più leggera, più divertente, più insomma spensierata, alle volte invece tratta facciamo anche dei temi un po' più, non dico pesanti, ma sicuramente su cui bisogna concentrarsi. Allora, questa sera, con tutto il tatto e la delicatezza che ci vuole, parliamo di un elemento abbastanza delicato. Noi sappiamo che l'investimento sentimentale che si porta dietro una relazione è un investimento importante, no? Però purtroppo a volte non si tratta, purtroppo, è fisiologico che a volte oltre l'investimento sentimentale ci sia anche un investimento di tipo economico. Questo perché generalmente, insomma, nella normalità si tende a mettere insieme in qualche modo anche le forze economiche per cercare di avere una vita migliore nella famiglia. Ma quando questa famiglia dovesse eventualmente venire meno, cioè sciogliersi, ogni tanto c'è qualcuno che si trova in difficoltà. Certo, da una parte troviamo i sentimenti, il rapporto e la quotidianità, ma dall'altra anche sul piatto della bilancia il peso economico che conta e come. Eh sì, e a volte bisogna ricominciare da capo. Entriamo in questo tema tra pochissimo. Millennium. Eh già, hai perfettamente ragione, perché dicevamo prima l'investimento sentimentale che a cui si accompagna l'investimento economico spesso e volentieri è importante. Allora, se tutti poi invecchiano tranquillamente insieme, nessun problema, siamo a posto. Il problema è che spesso e volentieri dopo un certo numero di anni le famiglie si sciolgono, e qui può capitare, capita spesso e volentieri, che a volte gli uomini, a volte le donne si portino dietro, si trascinino in qualche modo anche una difficoltà economica che viene appunto da questa divisione della famiglia, che è importante. Generalmente gli uomini lo fanno, o comunque insomma capita di farlo, per problemi legati agli alimenti dei figli, piuttosto che all'ascito della casa coniugale e quant'altro, però qui andremo un po' nel legale, quindi lasciamo al momento stare. Ma quello su cui invece mi volevo concentrare è questo: ci sono invece tantissime donne con le quali io ho parlato che sono costrette in un modo o nell'altro a ricominciare da capo dal punto di vista economico, perché hanno fatto una serie di scelte consapevoli, per carità, all'interno del matrimonio, che però hanno pagato care. Per esempio, ammettiamo che lei metta tutti i soldi per i mobili e quant'altro e poi alla fine rimangano a casa del marito, lei prenda e esca. Ci sono quelle che invece, per esempio, mi hanno detto: avevamo un'azienda insieme, ma io ho deciso, per quieto vivere, per non dover litigare eccetera, di lasciare tutto così come stare e andarmene via con una mano davanti e una di dietro. Così come ci sono quelle che, per esempio, invece mi hanno detto: io per i figli o per ho smesso di lavorare, sono andato a vivere a casa di lui, dopo 10 anni ci siamo lasciati, io non ho più né casa né lavoro e avevo 10 anni in più. Ecco, questo tipo di problematiche sono all'ordine del giorno. Certo, pesanti. Mirko. E sono molto pesanti, è certo, perché è tutto bello il cavallo bianco, quello che vuoi, ma al di là del cavallo bianco poi c'è la vita. Allora, proprio perché sono pesanti, il motivo per cui abbiamo dedicato questa puntata è cercare di capire che cosa si può eventualmente fare per evitare di trovarsi in questo tipo di situazione, perché poi ti ritrovi a 40-50 anni a dover ricominciare da capo con i debiti che ti ha lasciato il marito che giocava d'azzardo, insomma tutte queste cose qua, ed è veramente un problema ricominciare, soprattutto magari dopo 15 anni che non lavori più. Ecco Mirko, tra poco cerchiamo proprio quindi di capire, in corso d'opera, sì, durante ancora la relazione prima viva, prima e durante, come si può prevenire. Questa è la Nuda Verità. Millennium. Sì, stasera è un pochino più seria del resto. Sì, in effetti siamo in due a pedalare. Siamo in due a pedalare, ma potremmo essere molti di più se al 340 15 69 580 anche voi volete intervenire, commentare, raccontare le vostre storie, mandare messaggi anche vocali. Noi possiamo, Mirko, mantenere anche la privacy, l'anonimato. Volentieri, soprattutto su questo argomento che è un po' delicato, ma sì, assolutamente sì. E vedo che ne stanno già arrivando effettivamente. Infatti. Stavamo dicendo che può capitare di trovarsi in queste difficoltà molto grosse, soprattutto con l'avanzare dell'età. Allora, il punto qual è? Intanto sappiamo perfettamente che nessuno ha la palla di vetro o la soluzione in tasca, perché è chiaro che sennò certi problemi non ci sarebbero. Però vale la pena riflettere sicuramente e avere innanzitutto un'ottica di un certo tipo, cioè quelle persone che io ti giuro che le ho sentite, si mettono, come dire, insieme e non concepiscono l'idea che questa cosa dovesse finire prima o poi. Ecco, in
questo, secondo me, è bellissimo l'amore per sempre, tutto quello che vuoi, però peccano un pochino di mancato esame di realtà, nel senso che bisogna fare un po' come fanno le assicurazioni, cioè non succede mai, ma se succede mi devo parare Il ciapet. Bravissimo. Mi devo parare il ciapet. Perché può invece capitare che succeda. Ci sono diverse decine di migliaia tutti gli anni. Quindi, allora, in questo caso non parliamo di egoismo, ma di sana prospettiva, quella di tenere una mano sul cosiddetto maniglione antipanico. Cioè, va benissimo che noi leghiamo i destini, leghiamo la casa e quant'altro, però per quello che è possibile, tenetevi un piccolo ascensore per gli affari vostri, tenetevi un piccolo scivolo in cui tutto sommato ci siete soltanto voi, che adesso non dico, per esempio, l'appartamento, invece di venderlo per comprarne uno più grosso, datelo in affitto se ce l'avete, poi andate a vivere con lui senz'altro, però questo tenetevelo e datelo in affitto, perché non si sa mai che domani succeda qualcosa. Alle volte, Mirko, quando si è dentro una relazione ci si fa proprio travolgere e non ci si ferma, cioè io vedo tante coppie che non si fermano a dialogare, dialogare intendo confrontarsi, magari anche fare il punto della situazione, del tipo: noi siamo partiti dal punto A, è chiaro che vogliamo arrivare al punto infinito, ma a che punto siamo del percorso? Sì, ma cioè, questo, di questo hai capito? Abbiamo, anche questo che abbiamo già affrontato in realtà come tema, quello del confronto, potrebbe aiutare. Assolutamente sì, ma in questo caso il confronto deve essere realistico, cioè noi ci amiamo per carità di Dio e vorremmo amarci per tutta la vita, ma se per un qualsiasi motivo le cose dovessero andare male, nessuno dei due deve rimanere in difficoltà. Quindi, uno, questo tipo di prospettiva realistica. Due, tenere gli occhi aperti, perché sai quante persone non si chiedono da dove arrivano i soldi del partner? Questo è un altro problema enorme. Mi raccomando, tenete gli occhi aperti, perché se uno fa l'insegnante elementare e avete una casa che costa 800.000 euro, c'è qualcosa che non va. No, questa scusa mia, e mi è piaciuta molto. Ecco. I vostri messaggi sono già tanti, ci arriviamo, continuate a scriverci e poi, insomma, con il giusto tatto cerchiamo di capire le storie dei nostri ascoltatori. Millennium. Ragionateci sopra, perché questo è un po' il nostro lavoro, poi dopo andate avanti a divertirvi stasera. Assolutamente, però torniamo in maniera molto seria a capofitto in quello che stiamo, insomma, trattando questa sera, parlando appunto di, insomma, coppie che arrivano, insomma, alla fine, si separano, difficoltà economiche e tutto come quello. Pararsi i ciapet, come dici tu, certo, come pararsi i ciapet. Allora, ci sono un po' di messaggi effettivamente che stanno arrivando, eccoli qua, vedi, già Alessandro, nostra amica Flavia, insomma ce ne sono un po'. Dunque, intanto io ne leggo uno di Alena, che dice: che tristezza essere dipendenti dagli uomini. Purtroppo va di moda non fare nulla per poi arrivare a questo. Beh, insomma, di moda no, però può essere che ci si butti per fiducia, ci si butti perché uno vuole dare tutta quella che è la propria fiducia alla relazione, però insomma ogni tanto un paracadute e anche un para qualcos'altro ci vuole. Assolutamente. Questo mi piace, perché è veramente un bel messaggio, anche senza fare il nome. Sì, è una signora che ci scrive, ma la soddisfazione di farcela da sola non apprezzo. Io una signora, lui un mezzo uomo, lo definisce. E in quel caso potrebbe anche essere, sì. In quel caso potrebbe essere. Va bene, poi ce ne sono degli altri. Ecco, c'è qui un'altra nostra amica che ci dice: un tempo ero sposata. Avevamo un progetto all'estero, ci abbiamo buttato tutti i soldi che avevamo, il progetto è fallito e siamo rimasti coi debiti. Lui aveva, l'idea era sua, io mi sono fidata senza conoscere bene quella realtà e adesso buonanotte al secchio, vedi? Certo. Stavamo parlando proprio di questo. Certo, ne è arrivato anche uno qui, Mirko, al nostro 340 15 69 580, se vuoi leggerlo. Ilaria, leggilo tu. Quello di allora, credo che una donna non debba mai dipendere da un uomo, sia per una soddisfazione personale e sia perché, qualora la storia appunto dovesse finire, non debba ritrovarsi in serie difficoltà economiche anche nei confronti del prossimo eventuale partner. Giusto, questa è una cosa importantissima, perché spesso e volentieri il partner un po' disgraziato rovina la vita non solo di lei, ma anche del partner successivo, perché ovviamente lei si trova di fronte a tutta una serie di limitazioni che ne limitano la vita, e il partner povero magari vuole dargli una mano e si cucca i debiti precedenti, cioè i debiti traslano, no? Assolutamente.
Allora Mirko, intanto direi che l'argomento l'abbiamo portato a casa più che discretamente. Il tuo prossimo partner sarò ancora io. Benissimo, bene, sono solo felice di questo. Per settimana prossima. Ok. E ovviamente la Nuda Verità torna con... Settimana prossima parliamo di una cosa decisamente più leggera, e cioè del perché gli uomini fanno cilecca. Parla per te, scusa. Io non me lo ricordo neanche più, guarda. Ecco, grazie ancora, buon weekend, a settimana prossima. Anche a voi, ciao! Millennium.